Marco se n'è andato e non ritorna più a scuola. No, no, benvenuti in questo nuovissimo video trash musicale o tutorial. Non so esattamente cosa è perché ormai. Ma il vero problema non è il tipo di video, il vero problema è chi lo fa. Prima di cominciare, mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video, come sempre. E il video che andremmo a visionare si chiama Rap cinese d'amore. Non siamo strani, non siamo normali, siamo la droga, non siamo drogati. Mentre correvo in giro all'infernali, sono impazzito a dipingere quadri. Salvador Dalì. No, è tornato con quel cazzo di cinese. Via! E allora, questa è una bella canzone per tutti quanti voi. Ovviamente non saluta più, raga, come al solito, ma lasciamo perdere perché non voglio essere troppo ripetitivo. Però ti dico la verità, come li faceva una volta lui, i saluti erano epici, cioè mi mancano, ti giuro. Ma comunque vai, vai avanti, grande, grandissimo, mitico, come sempre, mitico. E come sempre, fino a un certo punto, comunque. E allora, questa è una bella canzone per tutti quanti voi. Bellissima, bellissima canzone per tutti quanti noi, eh. Nessuno escluso, mi raccomando, raga, eh. Statela bene a sentire e ascoltatela bene, perché sarà qualcosa di eccezionale. Me lo sento, guarda. Guarda, ti dico la verità, non vedo l'ora di sentire questa canzone. Cioè, veramente, io sono proprio ansioso. Ho anche un po' paura, comunque, di sentire questa canzone proprio. Non vedo l'ora. Non vedo. Ma la devo sentire per forza, scusa. La dedico a tutti quanti voi. È una bella canzone, posso dire, canzone d'amore. Guarda, puoi dirlo canzone d'amore tranquillamente perché nessuno te lo impedisce, ma questo non vuol dire che lo sia, però. Cioè, perché, raga, ricordando il cinese di Valentino di Valentino Sbrixer, nel senso di Valentino. Come cacchio è che si chiama? Scusa. Comunque il cinese qua di Valentino. Dubito però che sia una canzone capibile. Cioè proprio se la canta lui con il suo cinese. Già non si capiscono le canzoni normali, figuriamoci quella d'amore. Non è capibile, cioè proprio mentalmente non è capibile. Da notare, raga, com'è messo. Cioè è messo tipo in posizione tipo Buddha. Sta facendo tipo yoga, com'è messo. Canzone d'amore in cinese si deve mettere tipo i monaci Shaolin, no? Perché altrimenti non gli viene bene il cinese. Veramente bella. Marco se n'è andato, viene o ritorna più? Marco se n'è andato e non ritorna più. Non Marco se n'è andato via e non ritorna più. Perché quel via? Ma perché gli deve aggiungere le parole? Il via non c'è. Marco se n'è andato via e non ritorna più. No, non ci sta, non ci sta per niente sta cosa. Il via non c'è. Perché la deve aggiungere? Non c'è il via, non c'è. Il via non ci sta, no, non c'è. Tra l'altro, raga, Marco se n'è andato e non ritorna più. Cioè, nel senso, una canzone di Laura Pausini meravigliosa. Che lui ovviamente rovina. Cioè, nel senso, canterà. Spero bene, cioè, ma in cinese poi. Che me lo immagino. Guarda, te lo dico sinceramente, spero che la canti bene, altrimenti mi fa cadere un mito. Oddio santo, in cinese la vuole cantare, la vuole rovinare sta canzone. Raga, hashtag il killer delle canzoni. Featuring rap cinese. Futuring, raga, futuring. Cioè in futuro praticamente. Cioè quindi ora la canterai normale e in futuro forse la canterai in cinese? Speriamo, guarda, speriamo. Preferisco ora che la canta normale, poi in futuro chissà, forse la canterà in cinese. Così almeno non la rovina, raga. No, 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 mi sa di no, perché conoscendolo mi sa di no, mi sa che adesso la canta in cinese e in futuro forse la canta normale, al contrario. Anche perché, raga, se il titolo si intitola Rap cinese d'amore, un motivo c'è. È perché la vuole cantare proprio in cinese. Purtroppo, purtroppo. Buon ascolto. Questa cacchio di fissazione di cantare in cinese, da dove gli è venuta? Da dove gli è venuta? Guarda, preferisco che si metta a fare il beatbox, guarda. 3, 2, 1. È successo qualcosa, raga? Già ha finito? Ha finito, sì. Dai, ha finito subito. Stavolta è stato indolore, rapido e indolore. Via. Via.
Via. Cioè, pensavo che aveva finito. No, via. Quindi sta per cominciare. Ancora sta cominciando. Mi ero illuso. Cioè, mi ero già illuso che aveva terminato. Io questi colpi che prendo proprio così, proprio di petto, ok? Mi fanno male, secondo me. Cioè, io già ero pazzo. Queste cose mi fanno impazzire peggio di prima, capisci? Cioè, ti fanno sclerare, ti fanno andare fuori di testa. È una cosa assurda, capisci? Estremamente assurda. E me li consigliate voi, raga, queste cose. La cosa bella è quella. Ma quanto vi voglio bene. Cioè, proprio vi adoro quando mi consigliate queste cose. O sono... perle di saggezza queste, sì. Marco se n'è andato via, non ritorna più. Raga, voglio essere sicuro, perché forse mi sbaglio io. Vi voglio fare vedere il testo della canzone di Marco se n'è andato e non ritorna più di Laura Pausini. Vediamo se c'è questo cazzo di via. Visto che non c'è il via? Cioè, raga, vi rendete conto che il via non c'è e lui gliel'ha messo? Cioè, lui gliel'ha messo lui il via non c'è. Marco se n'è andato via, non ritorna più. Marco se n'è andato e non ritorna più, no, via. Vabbè, ormai è inutile che glielo dico a fare, raga. Continua, Marco se n'è andato via e non ritorna più, grande. Vai, mettilo il via, vai, vai. Aggiungi anche Marco se n'è andato via, affanculo e non ritorna più, vai. Ha preso il treno delle 7:39. Ha preso il treno delle 7:30 nanana? Non vedi che sono verde? Fumo una Mac, scusami, dende. La squadra è in attacco qua, nessuno difende. Cioè no, un attimo raga, perché non l'ho sentito bene. Risentiamolo. Ha preso il treno delle 7:30 nanana? Ha preso il treno delle 7:30 nanana. Cioè, fatemi capire, i minuti sarebbero nanana? Cioè l'ora è il 7, i minuti sono nanana? Cioè raga, tipo... scusami, che ore sono? Le 8 nanana. Va bene, però facciamo presto, fra, perché verso le 9 nanana circa devo andare via. Cioè, non lo so, ditemelo voi. Che cazzo vuol dire nanana? Non sa manco l'orario della canzone, ok? Le 7:30. Dovrebbero essere le 7:30 nella canzone originale. Poi non lo so, non mi vorrei sbagliare. Ma di sicuro il 30 o i minuti non sono nanana. Nanana, poi non c'è a scuola. Poi non c'è a scuola. Come si commenta? Cioè, raga, come si può commentare una cosa del genere? Me lo dite? Tra parentesi, raga, in descrizione trovate due video su Valentino Beatbox in cui parla e canta cinese. In descrizione i link, mi raccomando, eh. Andatelo a vedere perché è qualcosa di veramente assurdo. Assurdo. Proprio da perdere gli occhi, da cavarseli. E infilarsi un palo nelle orecchie da una parte all'altra, in modo da diventare sordi, ok? Senza il banco. Senza il banco. No, il banco è vuoto. Il banco, senza il banco. Facciamoci una partita a carte. Io sono il banco. Non è possibile dividere la storia da noi due. Ti prego, ascoltami, aspettami e dimmi dove sei, Marco. Aspettami se vuoi. Non è possibile. Una canzone così non è possibile. Ma nemmeno se ci metti proprio tutto il cuore per rovinarla la puoi rovinare. Ma lui ha avuto il sacrosanto potere di neutralizzarla questa canzone, raga. E dividere la storia da noi due. E quando fa significa che si sta trasformando in cinese. Che adesso sono cazzi. A fufia ca, a fufica chi, in a fufica pa, a fufica fa funfi, chi na funi sfienfi, anno funi cani vani fani cana fienfi, in a funi kinfi, in a funi cana svanfi, in a funi cana fandi cate fiche pite pianchi, in funi... A funi a funi anche, no volo fa, o funi fa, listo volo fa, e le alta da funs. Allora vada 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 vada. No. Cagare. Cioè, la metto la mazza così. Metto la mazza così. E ci salto addosso. Che lingua è? Non è il cinese. Non è cinese. Dagli un nome tu, non dire che è cinese, perché non è cinese. Tu come la chiameresti questa lingua? Dimmi la verità, come la chiameresti? Il cinese di Valentino
Beatbox. Ce l'ho fatta, ho detto beatbox. Ma può essere che non riesco a dire beatbox perché beatbox è la lingua che usa lui, ovvero il presunto cinese? Scrivetemelo nei commenti, raga, perché voglio sapere la vostra opinione. In affini ga, in affuti che te spinco, foto fonti che te spinco. Ti spingo, diciamo, va. Ti spingo. Spinco. Una lingua di spicco, veramente, proprio veramente. Una lingua antica, molto parlata, molto conosciuta e soprattutto molto amata, questa, eh? In affonica ne spinco, in affonica ne fasto spinco, in affonica ne fonchi, in affonica ne fufu fonfi. Il fufu fonfi! Quella è una frase che mi ha toccato veramente il cuore. Il fufu fonfi. E quindi vi lancio un hashtag, raga. Hashtag fufu fonfi. Poi mi spieghi che cazzo significa fufu fonfi, eh? Poi me lo spieghi. Tu che per giunta difendi questa lingua, poi me lo spieghi. Ah, non lo so io. In affonica si aspetta. In manica ne offendi. In punica, tito punica, in punica. La punica, la guerra punica, la guerra punica, la punica, la punica. Sono senza parole, ti giuro, sono disarmato. È disarmante sta cosa, boh. Non so che dire, ti giuro. Assurdo. In appunica, in appunica co. In appunica co. In appunica co, oddio santo. In appunica co, ma che vuol dire? Ma che cosa sta a dire? Che cazzo si... cosa cazzo dice? Che dice? In appunica co, in appunica co, in appunica col cazzo. Ma almeno sapessi cosa dicesse lui, non lo so, boh. Tra virgolette, almeno sapessi cosa dicesse, sono ironico, eh. Io la lingua italiana la so, lui il cinese lo sa... non lo sa, completamente non lo sa, non è questo. In appunica co, in appunica co, catapatacco tocca. Codevad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 
Questo è il cinese dal lato francese. È diventato cinese mischiato col francese. No, aspetta, no. Sì, ma c'è anche un po' di arabo, però, se ci fate caso, eh. Ma ne sì, in un fuoni, ma Dio, no, vabbè, ciao, ne proprio, cioè, sono bravissimo. Sì, ma è bravissimo, raga, proprio è perfetto, raga. E voi dategli corda, dategli corda, mi raccomando, che lui si autoconvince ancora di più di essere ancora più bravo. È bravissimo, proprio è perfetto. Scusate, a quanti catas bianchi, fuoni catas bianchi. Guardate però, raga, sinceramente, quanta enfasi mette in quello che dice. Scusate, a quanti catas bianchi, fuoni catas bianchi. Cioè, anche se non hanno senso le parole, perché non hanno senso, però con i gesti, con l'enfasi che mette, il significato lo dà. Ovvero, in questo momento, facendo questo gesto, ci sta mandando tutti a fanculo. Vai! Vado, a fanculo vado. Ante cote sblonchi, in un fuori fa di cata sblocchi, ma che... Marco, aspettami, amore mio. È ritornato in sé, raga. Il demone è uscito. Marco, aspettami, amore mio. Finalmente l'italiano, finalmente. Qualche parola adesso riesco a comprenderla, sì. Na, ti prego, aspettami se vuoi. Ti prego, aspettami se puoi. Ti prego, Dio, fai che continua a cantarla in italiano. Fai che continua così, almeno ci capisco qualcosa, ti prego. No, ho parlato troppo presto, ritorna ma per... Quanto cazzo dura sto video? Vabbè, sì, gli ultimi 10 minuti. Io gli ultimi 10 minuti me li sento così, raga. Mm-hmm. A fuori che te smiei che tu sto su manga ieco fuori che manghi, in fuori che mi manghi, in fuori che nebbi bianchi, in fuori che bianchi, in fuori che te su schionchi, in fuori che ne bocchi, in fuori che tappa chianchi, in fuori che esi, in fuori che te sassi spienti, e ogni qua ne gavi, in fuori che ne sbienchi. Ce l'abbiamo fatta, raga, andiamo in pace. Ciaone proprio, all'ultimo saluti, dopo che ci hai frantumato le orecchie non ti possiamo più sentire. All'ultimo saluta, no all'inizio, all'ultimo. Adesso mi dispiace, le orecchie me le hai frantumate. Non ho sentito che hai salutato, non ti ho sentito, mi dispiace, ciao. E che cazzo. Da notare, raga, la faccia soddisfattissima dell'opera che ha compiuto, eh. Questo qui è scritto nel libro delle armi di distruzione di massa, fidati. Sì, questo video trash di merda in cinese, cantato in cinese a cappella però, perché ricordiamo,
a cappella, no? Cioè, perché lui nel video c'è scritto canto a cappella, l'ha scritto lui, non è che l'ho detto, l'ha scritto lui. Finisce qui e mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video come sempre, e come in ogni video, anche in codesto video, la morale è solo una: in un fondo di casa aspetta, in un manica in affendi, in un punica, in tito punica, in un punica, in un punica, in un punica, in un punica co. In Apunica Co. Non ho idea di cosa stia dicendo, non ho capito un bene amato cazzo.